Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Oggi parleremo di telemedicina, la cui valenza è riconosciuta da tempo sia a livello nazionale che internazionale e che dovrebbe trovare sempre maggiore attuazione visto il costante e progressivo invecchiamento della popolazione e vista di contro la limitata capacità di fornire assistenza a tempo pieno. Oggi parliamo di telemedicina prendendo spunto da un lodevole progetto che è stato attuato in Val Pescara. Vi presento subito gli ospiti. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Chiara Marulli. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa Chiara Marulli, specialista in medicina di famiglia, è la referente medico di questo progetto, del quale parleremo in questa trasmissione, progetto che si chiama DESI. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Silvio Buongiorno, Basile, buongiorno. buongiorno dottore, medico di medicina generale, referente dell'UCCP, che sta per Unità Complessa di Cure Primarie, UCCP Sperimentale di Scafa. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei proprio dal dottor Basile per chiedergli come introdurre intanto l'argomento che tratteremo in questa puntata. Che cos'è la telemedicina, dottore? La telemedicina è una modalità di offrire servizi sanitari trasferendo dei dati in maniera completamente sicura dal domicilio del paziente al medico, diciamo così. È un sistema che consentirà di migliorare l'assistenza nei prossimi anni e si occupa di vari ambiti. La telemedicina è importante nelle patologie croniche soprattutto, è importante nella integrazione fra ospedale e territorio, in quanto migliora la comunicazione con strumenti informatici dell'ITC fra l'ospedale, i medici dell'ospedale, il personale di assistenza a livello ospedaliero e gli operatori, i medici di famiglia che lavorano sul territorio, ma la telemedicina è utile anche in altri ambiti. Pensiamo per esempio all'urgenza, all'emergenza, talvolta vediamo il 118 che è in grado di trasferire una immagine del tracciato al centro di cardiologia, ma pensiamo alla diagnosi, le immagini di radiologia che vengono acquisite in un luogo e poi trasferite per essere lette e interpretate in un altro luogo e così via. Gli ambiti dunque sono numerosi e cresceranno sempre di più nei prossimi anni. Dunque la telemedicina, così come la medicina, si occupa di misure di prevenzione, è importante in progetti di prevenzione, di diagnosi, perché consente attraverso l'acquisizione di parametri che poi vengono, come dicevo prima, trasferiti ai medici. Diagnosi di patologie, ma anche per la cura e per migliorare quella che noi chiamiamo la continuità terapeutica, oltre che l'aderenza terapeutica. È utile anche ai fini della riabilitazione, ma è importante ai fini del telemonitoraggio, perché, come dicevo prima, queste informazioni, questi parametri vengono trasferiti e dati ai medici che poi prendono le decisioni sulla base dei valori che riscuotono. Questo potrebbe essere sufficiente come un inquadramento generale della telemedicina. Velocemente le chiedo, potrebbe anche limitare gli accessi al pronto soccorso? Speriamo, perché di fatto il medico di medicina generale in questo modo può garantire una migliore capillarità, una migliore presenza sul territorio e lo stesso paziente si sente più tutelato, sapendo che può essere, diciamo, Seguito assistito a e seguito distanza. in maniera più efficace. Vi ho detto in presentazione, parleremo di un lodevole progetto che ha trovato attuazione in Val Pescara. Questo progetto si chiama DESI. Vado dalla dottoressa Chiara Marulli. Che cos'è questo progetto DESI? Come è nato? Dove viene attuato, dottoressa? Il progetto DESI è un progetto che nasce per digitalizzare la sanità e per ottimizzare l'attività della medicina generale e per portare benefici ai pazienti. Chiaramente la nostra sfida è stata quella di generare un progetto di telemedicina in un ambiente comunque disagiato della Val Pescara, tra le montagne, diciamo, della Maiella e le colline pescaresi.
Questo, diciamo, questo progetto, questa popolazione comprende circa 50.000 abitanti, con sparsi in 20 piccoli comuni, di cui solo due sono di circa 5.000 abitanti. Pertanto, grazie ai medici di medicina generale e al nucleo di cure primarie della Val Pescara, siamo riusciti a realizzare quella che è una piattaforma software in cui possiamo acquisire tutti i nostri dati in tempo reale da casa del paziente al suo... I dati del paziente vanno dalla sua casa al suo medico e al personale infermieristico, diciamo, dedicato. Come vengono scelti i pazienti, dottoressa? I pazienti noi li scegliamo in base alla loro patologia di base e in base alla loro gravità. Il controllo viene effettuato in modo molto semplice, noi forniamo i dispositivi in base alla patologia, diamo un monitor touch, chiamato gateway, per permettere l'interfaccia tra il paziente e noi, e quindi per la piattaforma, certo. E per mandare praticamente, inviare questi dati da casa al medico e al personale infermieristico. Allora, entriamo un po' più specificatamente nel dettaglio di questo progetto DESI. Come avviene il controllo, come avviene il monitoraggio e soprattutto per quali patologie avete pensato questo progetto? Allora, il controllo è molto semplice, noi forniamo dei dispositivi in base alla patologia del paziente e questi dispositivi poi inviano i dati direttamente alla piattaforma. Queste sono le patologie che noi abbiamo preso in considerazione, quali diabete mellito di tipo 2 in trattamento, scompenso cardiaco con possibili recidive, broncopneumopatia cronica ostruttiva con possibili riacutizzazioni, sindrome metabolica associata a patologie croniche, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale sia cronica che parossistica, ma anche e soprattutto patologie con possibili deficit dell'equilibrio, tra quali morbo d'Alzheimer, demenza senile e pregressi ictus. Un bel ventaglio di patologie avete scelto. Esatto. E, in base a queste patologie chiaramente avevamo bisogno di determinati parametri da monitorare e abbiamo valutato i parametri vitali più semplici, quali pressione arteriosa, glicemia, ossimetria, frequenza cardiaca, peso, temperatura. L'indice di TIF-NO l'abbiamo valutato grazie a uno spirometro. Molto che cos'è l'indice di TIF-NO? L'indice di TIF-NO è un indice che ci permette di valutare il flusso espiratorio del paziente, pertanto ci permette di valutare una riacutizzazione in un paziente soprattutto con una bronchite cronica, mentre per quanto riguarda le variazioni dell'equilibrio sono state gestite grazie a un dispositivo chiamato accelerometro. Mentre per quanto riguarda i dispositivi, questi sono stati scelti grazie ai nostri ingegneri e abbiamo 8 tipi di dispositivi diversi, tra i quali... vedendo in questa diapositiva. Esatto, adesso faremo pure una carrellata dei dispositivi, comunque abbiamo sicuramente glicemia, quindi per valutare la glicemia abbiamo il glucometro, bilancia, termometro, lo spirometro appunto per valutare il flusso, accelerometro, l'elettrocardiogramma ad un'unica derivazione proprio per valutare i cambiamenti e delle aritmie, il pulsossimetro, oltre chiaramente ai misuratori di pressione. Quindi gli date tutti questi dispositivi a ogni paziente? A ogni paziente diciamo che diamo i dispositivi in base alla patologia, quindi in base alla patologia che noi abbiamo cronica di quel paziente noi dobbiamo monitorare dei parametri per evitare ci siano delle complicanze, certo. E diciamo per evitare il più possibile di determinare degli accessi in pronto soccorso, pertanto cerchiamo di dargli i dispositivi appropriati e valutiamo la patologia. Andiamo avanti con le diapositive. Eccoli qua, i dispositivi. Esatto, questi sono stati i nostri dispositivi. E abbiamo anche un video che ce li fa vedere meglio, diciamo così. Esatto, esatto. Questo è il nostro, diciamo, il nostro elettrocardiogramma ad un'unica derivazione. Si può inserire sia tramite fascia che tramite dispositivi applicabili. Questo è il nostro saturimetro che ci permette di valutare sia l'ossimetria che la frequenza cardiaca.
il nostro spirometro con, diciamo che valuta soprattutto i pazienti con reacutizzazioni bronchiali. Questo è l'accelerometro che si lega al collo per, diciamo, captare i movimenti del paziente e il suo equilibrio. Questo è il termometro e la sua ricarica. E questa è la bilancia dove è possibile valutare non solo il peso ma anche il BMI del paziente, quindi il Body Mass Index. Questo invece è il misuratore. Sarebbe l'indice di massa corporea. Esatto, esatto. E questo invece è l'apparecchio della pressione, in cui valutiamo sia la pressione sia la frequenza cardiaca del paziente. Abbiamo anche chiaramente il glucometro, forniamo al paziente sia le strisce reattive che gli aghetti pungidito, oltre chiaramente al dispositivo, che tutti i dispositivi sono facilmente indossabili e utilizzabili dal paziente e sono collegati Bluetooth con quello che noi definiamo il monitor touch, cioè il gateway. Il gateway è appunto questo monitor che ci permette di avere la comunicazione col paziente, ci fornisce al paziente tutte le istruzioni su come utilizzare i dispositivi, la trasmissione dei dati per mandarli poi in piattaforma in tempo reale e dà anche dei promemoria, cioè ricorda al paziente quanto effettuare le misurazioni. Anche la tiratina d'orecchi al paziente, ci sembra. Esatto, esatto. Vediamo questo video che riguarda proprio il gateway, eccolo, dottoressa. Il gateway è proprio un monitor in cui proprio semplicemente toccandolo si accende, abbiamo un'interfaccia grafica molto semplice in cui da una parte abbiamo le misurazioni successive da effettuare, da una parte invece abbiamo la parte touch per poter utilizzare i dispositivi ed è collegato in genere a un router tramite wifi oppure al wifi di casa che ogni paziente può avere, insomma. In Val Pescara funziona tutto. Sì, 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 devo dire che siamo migliorati molto. Torniamo sulle nostre diapositive, sui nostri filmati. Eccolo qua, questo invece è... Esatto, questa è la nostra piattaforma. Noi, i medici e gli infermieri, si collegano a questa piattaforma dove in modo semplice ci sono quelli che sono i pazienti monitorati in questo momento, quelli che sono già stati monitorati e quelli che ci stiamo preparando a monitorare. La piattaforma inoltre ci dà è una specie di cartella clinica, quindi ci permette di valutare sia le informazioni generali della paziente, sia qual è il suo medico, i suoi contatti, ci dice che dove è geolocalizzato il monitor, quindi ci dà la geolocalizzazione del monitor e poi come ogni cartella clinica noi possiamo inserire i dati della terapia, dei suoi eventi più importanti della paziente. Poi abbiamo un altro video che riguarda, eccolo qua. Questo. Esatto, questo è un esempio molto semplice di come per esempio la paziente misura la saturimetria e la frequenza cardiaca, indossa semplicemente il pulsossimetro, lo accende con un semplice click, ovviamente lo fa tutto autonomamente. Nel giro veramente di pochi secondi il saturimetro misura la sua pulsazione e la sua frequenza cardiaca e la sua saturazione e già lo invia a livello Bluetooth al monitor touch che capta la misurazione e ci invia in tempo reale i dati della signora a livello della piattaforma. Inoltre il monitor touch ci permette di avere una grafica sia a noi che alla paziente per vedere se il dato è passato, esatto. È passata la signora. Esatto, il dato è stato trasmesso, quindi noi possiamo vedere nella nostra piattaforma i dati della signora in tempo reale, chiaramente. Se invece i dati sono sballati non esce ok, ma esce? Esatto, c'è un OPS, ci dà una specie di allarme, quelli che noi chiamiamo degli allarmi per... diciamo far capire alla paziente di poter ripetere. C'è qualcosa che non va. Esatto, in questo modo la paziente comunque ripete la misurazione. Abbiamo ancora una diapositiva. Eccola, esatto, questo poi andiamo in piattaforma e valutiamo quelle che sono le misurazioni giornaliere o mensili della paziente. Abbiamo sia in questa, diciamo, formazione schematica oppure abbiamo proprio dei grafici. Di fatto una banca dati. Esatto, una banca dati in cui abbiamo tutte le misurazioni dei nostri pazienti. I pazienti sono tenuti sotto controllo, monitorati, una sorta di grande fratello telemedicina. Dottor Basile, come avete trovato le risorse
risorse per questo progetto. Sì, prima di dirle questo volevo allacciarmi a quanto ho detto in precedenza, dicendo che praticamente la telemedicina ha tre grandi ambiti in una quale va a operare. La telemedicina specialistica, che consente di fare dei teleconsulti, cioè due professionisti si possono confrontare a distanza su un caso, oppure può esserci anche una televisita, cioè il paziente può essere visitato dallo specialista che sta in ospedale, che sta in un distretto e che viene coadiuvato da un operatore sanitario. E c'è la possibilità anche di una telecooperazione sanitaria, cioè più professionisti cooperano sulla stessa famoso persona. Famoso consulto. Esatto, i famosi consulti che avvengono non tenendo i professionisti nello stesso posto. C'è poi la teleassistenza, molto importante soprattutto per le persone non autosufficienti, in quanto sono dei sistemi che possono dare dei vere e proprie immagini e monitoraggi proprio fisico e video delle persone. E infine la telesalute, che è un po' quello che noi abbiamo fatto, perché la telesalute si occupa appunto di monitoraggio, di raccolta dei dati e di trasmissione, come dicevamo prima, di questi dati agli operatori. L'importanza della telesalute deriva dal fatto che non c'è un coinvolgimento solo del medico, ma c'è anche un coinvolgimento del paziente, che viene educato e istruito a gestire meglio la sua patologia cronica. O vengono educati e istruiti i familiari, i cosiddetti caregiver, se necessario. E dunque il nostro progetto, che si è occupato di telesalute, consente la raccolta di questi dati e poi questi dati vengono trasmessi a una piattaforma. L'importanza di questa piattaforma è che può essere accessibile e dunque visibile da qualunque postazione, dunque qualunque strumento collegabile alla rete, un tablet, uno smartphone, non solo un personal computer, consente di accedere alla piattaforma e di vedere le immagini e di conseguenza di vedere i valori e prendere le decisioni. Noi abbiamo trovato le risorse rispondendo a un bando europeo di Regione Abruzzo. Si chiama appunto un POR FERS, è difficile da pronunciare, comunque è questo. Abbiamo presentato il nostro progetto e con grande soddisfazione, fra i sette progetti approvati in questo settore che si occupava di dominio tecnologico, scienze della vita, medicina personalizzata e competitività del sistema sanitario, ci siamo classificati secondi. Abbiamo avuto un cofinanziamento di 140.000 euro e questo per noi è fonte di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Bravi. In Italia nessuno è riuscito a prendere i medici di famiglia riuscire ad avere un progetto finanziato con soldi della Comunità Europea, e poi insomma il fatto che tutti i giorni venivamo accusati di non essere in grado di spendere i soldi che la Comunità Europea ci mette a disposizione, per noi è fonte avete dimostrato di essere grande, bravi, siamo capaci e si può fare. È un po' richiede un grande impegno, un grande mole di lavoro, però siamo veramente molto soddisfatti. Però mi sembra che i risultati vi stanno anche ripagando, c'è soddisfazione. Siamo molto contenti anche dell'impatto che sta avendo questo nostro progetto. Assolutamente sì, io sono contento di ospitarvi e di far conoscere ai nostri telespettatori questo progetto, così magari qualcun altro vi clona, vi imita e anche in altre zone dell'Abruzzo possono partire progetti di telemedicina. Dottoressa Marulli, se i parametri acquisiti superano determinate soglie, che succede al paziente che state monitorando? Il paziente, per ogni dispositivo noi abbiamo impostato delle soglie, chiaramente che possono essere anche personalizzate in base al paziente e in base alla patologia di base. Pertanto nel momento in cui i valori che noi monitoriamo superano quelle determinate soglie, noi arriva, diciamo, sia al medico del paziente sia all'infermiere dedicato un SMS e una mail che ci dà un allarme, praticamente un cosiddetto alert, oltre al fatto che questa mail e questo SMS arrivano anche dentro la postazione dell'UCCP sperimentale di Scafa, dove c'è un monitor dedicato in cui arrivano proprio questi allarmi per ogni tipo di paziente. Chiaramente per ogni tipo di alert c'è un tipo di protocollo di gestione e in genere nel giro di minuti, diciamo, pochi minuti, anche 5-6 minuti, il paziente viene preso in carico. E, suona un campanello d'allarme, mi sembra di dire. Esatto, proprio un campanello. Dottor Basile, se il paziente non viene
preso in carica subito, che succede? C'è un altro servizio di controllo? Sì, sì, come stava in parte accennando la dottoressa, noi abbiamo immaginato un sistema come il campanello che il paziente suona in corsia sull'ospedale. Quando ha bisogno chiama il campanello lampeggia e suona fino a quando qualcuno non interviene e spegne il campanello. Ci siamo dati un tempo di 3 minuti. Avete visto prima il gateway dà l'ok se tutto funziona regolarmente, dà ops se qualcosa non è andato per il verso giusto. Quell'ops significa che o c'è stato un problema nell'acquisizione delle informazioni oppure che il parametro è stato, diciamo, ha superato le soglie che noi avevamo previsto. Se dopo 3 misurazioni il parametro è superato costantemente, scatta l'alert. Questo alert lo prende in gestione il medico che ha in cura il paziente. Se questo non avviene, l'alert, come abbiamo detto, arriva anche nella sede della nostra associazione e lì è il medico, allertato dall'infermiere, che prende in gestione la criticità che si è verificata, si collega alla piattaforma, vede che cosa è successo, vede che il paziente, contatta direttamente il paziente e interviene. Interviene dando consigli o, se necessario, interviene anche fisicamente. Insomma, c'è un doppio binario di controllo. C'è un doppio binario di sicurezza. Per, il nostro non è un vero e proprio sistema di emergenza, però insomma, certo. I pazienti sanno che sono seguiti costantemente e questo effettivamente è. Sulla bilancia possiamo pesare vantaggi e svantaggi di questo tipo di assistenza, dottore? Ma i vantaggi per quanto riguarda la telemedicina noi li stiamo vedendo e sono essenzialmente che garantisce una equità di accesso, in quanto dà la possibilità di avere un'assistenza costante e continua anche a persone che si trovano in una condizione, diciamo così, disagiata. Il nostro progetto infatti è stato proprio tarato sulla, in un'area, diciamo, di zone svantaggiate che si trovano distanti circa 20 minuti, mezz'ora dai grandi ospedali, ma in linea generale per esempio questi progetti di telemedicina vengono molto implementati nelle isole. Se pensiamo all'isolamento quando le condizioni atmosferiche non consentono di i collegamenti, sicuramente i collegamenti telematici possono aiutare a dare una gestione delle criticità che si vanno a verificare. Garantisce una continuità dell'assistenza, in quanto non c'è un vuoto assistenziale fra i pazienti e il medico. Migliora la qualità dell'assistenza perché non è che noi andiamo ad abbandonare i pazienti, ci pensano le macchine. Il ruolo del medico, perché questa poi è una delle criticità, cioè non è che dice ci pensano le macchine e il medico ci abbandona. No, invece il medico continuerà a seguire costantemente il paziente e dunque ad andare fisicamente a domicilio del paziente tutte le volte che sarà necessario. Il vantaggio dell'implementazione è che di fatto sono seguiti giorno per giorno e dunque sicuramente consentirà di migliorare il sistema. E noi abbiamo visto, facendo degli studi e andando alla ricerca della letteratura, che un vantaggio si possono avere sui costi. Un uso massivo dei sistemi di telemedicina nella salute potrebbe generare e liberare risorse per circa 15 miliardi di euro. Uno svantaggio, dottore? Uno svantaggio, lo accennavo prima, era il timore. Che si possa interrompere la relazione, che per noi è fondamentale, perché se non c'è relazione, una corretta relazione fra medico e paziente. L'altro è la sicurezza dei dati. Sappiamo che questo è un aspetto che noi abbiamo curato in maniera, diciamo, capillare, in maniera molto molto puntuale e precisa, perché sono dei dati sensibili, sono dei dati che devono essere tutelati. Ogni giorno vediamo come cosa avviene con Facebook, con tutte le varie cose, e dunque queste sono veramente delle azioni sensibili, vanno tenute veramente in cassaforte, inaccessibili. La privacy assoluta è così. Queste cose qui. La telemedicina, sì. Se ho ancora un attimo di tempo. Sì, veloce perché siamo quasi in chiusura. Dà un contributo anche all'economia. È uno dei settori più trainanti, più forte sviluppo dell'economia, più grande innovazione, e dunque si pensa che possa generare valore in occupazione. Va bene. Senta, dottoressa Marulli, tutti i dati che voi acquisite, poi come vengono analizzati?
E tutti i dati arrivano chiaramente in piattaforma. Una volta arrivati in piattaforma, i medici controllano che questi dati siano corretti e che non ci siano effettivamente dei falsi positivi. Una volta controllato questo, tutti i dati vengono acquisiti e vengono trasformati in delle tabelle Excel in modo da poter monitorare in cronico l'andamento delle patologie croniche dei nostri pazienti ed evitare appunto le complicanze. Nel momento in cui abbiamo questo tipo di monitoraggio, possiamo in questo modo cambiare anche il loro regime terapeutico, appunto. Come lo cambiate il regime terapeutico? Il regime lo modifichiamo vedendo sia i dati sia l'andamento clinico del paziente. Una volta che noi abbiamo il parametro. Questa è la bilancia, questa che stiamo. Esatto. Questa è una paziente che aveva uno scompenso cardiaco e che noi abbiamo tenuto in monitoraggio, effettuando il monitoraggio del suo peso, ci rendiamo conto dell'andamento della sua patologia, inviando la misurazione semplicemente del suo peso. Automaticamente in questo caso abbiamo avuto un allarme. Esatto, abbiamo avuto un allarme. Siamo andati a controllare l'andamento clinico della sua patologia grazie a dei grafici che ci hanno fornito gli ingegneri a livello della piattaforma. Noi, guardando il grafico, ci rendiamo conto che l'andamento del suo peso è progressivo, pertanto interveniamo, in questo si vede proprio il picco dell'aumento di peso, siamo intervenuti con una terapia diuretica chiaramente e automaticamente abbiamo evitato alla paziente le complicanze classiche di uno scompenso cardiaco. Questo è chiaramente un modo per modificare quello che è il nostro regime terapeutico. Inoltre, sulla nostra piattaforma abbiamo appunto la parte diario che ci permette di scrivere quali sono le nostre modifiche terapeutiche e quindi ci rendiamo anche conto di quello che noi medici facciamo durante il percorso di monitoraggio. Dottor Basile, addirittura il progetto prevede anche la possibilità di rilevare eventuali cadute del paziente in casa? Sì, esatto. Il progetto consente anche di rilevare le cadute e noi lo facciamo con un accelerometro. È uno strumento come questo. È stato inquadrato prima. L'accelerometro si indossa dal paziente, si porta addosso e lancia un segnale di alert quando il paziente cade. È un aggeggio che noi utilizziamo costantemente tutti i giorni, basta vedere i cellulari, i tablet, quando cambiano la rotazione dello schermo è perché hanno un accelerometro al loro interno, così come per esempio in questi giorni il Ponte Morandi è stato monitorato dopo questo crollo proprio con gli accelerometri per verificarne la stabilità e per consentire agli operatori di poter smontare il ponte in maniera efficace. Inoltre c'ha un pulsantino che il paziente, se è vigile, può premendolo per 5 secondi, generare un alert, un altro allarme. Deve essere vigile per 5 secondi il paziente. No, diciamo può essersi verificata una caduta senza che ci sia stata una perdita della coscienza. Il paziente è semplicemente, forse speriamo di no, si è rotto un femore, qualcosa, non è in grado di rialzarsi, preme il pulsantino e interverrà qualcuno per gestire l'allert. Siamo veramente in chiusura, dottoressa Verulli, le chiedo, questo progetto è stato pensato, elaborato per quanti pazienti e in futuro potrebbe essere ampliato questo ventaglio di assistenza? Questo progetto è stato, diciamo, pensato per una cinquantina di pazienti, anche se noi siamo stati in grado di monitorarne più del doppio. Sicuramente questo progetto è facilmente scalabile, adattabile e è facilmente ampliabile. In questo modo è possibile monitorare molti più pazienti. Chiaramente, contestualmente, devono essere aumentate anche le risorse economiche e le risorse umane, però diciamo che è assolutamente possibile questa cosa. Velocemente, 30 secondi, chiudo con il dottor Basile. Che futuro ha la telemedicina indipendentemente da questo progetto? Sì, dottor. Per quanto riguarda il nostro progetto, noi per esempio stiamo cercando di implementare altri dati, come per esempio quello che si chiama l'INR, è un valore che i pazienti che assumono il Coumadin, un farmaco per la coagulazione del sangue, devono monitorare costantemente. Noi vogliamo cercare di farlo con gli stessi sistemi, dunque a distanza. Stiamo sviluppando un progetto in tal senso.
L'altro è sicuramente la collaborazione con l'ADI. Registrare gli accessi ADI sulla piattaforma per noi consente sicuramente di avere una relazione, un'integrazione più efficace col personale. Ma il futuro della telemedicina è sterminato, basta pensare che noi così generiamo una montagna di dati che poi l'intelligenza artificiale sarà in grado di elaborare e di generare dei protocolli gestionali, diciamo quasi in automatico per la gestione di determinate patologie. Ma sicuramente in futuro sarà possibile fare con l'avvento del 5G anche immagini, dunque potremmo fare ecografie, ecodoppler in telemedicina, e questo sicuramente migliorerà di molto l'assistenza. E vedremo. Poi aspettiamo sempre i robot, no? I robot anche a domicilio. Grazie, è stato un piacere ospitarvi e parlare di questo progetto, magari ci rivedremo ancora in futuro per vedere se questo progetto troverà a sbocchi diversi e maggiori. Grazie alla dottoressa Chiara Marulli, specialista in medicina di famiglia, referente medico di questo progetto DESI, grazie per essere stata con noi, grazie al dottor Silvio Basile, medico di medicina generale, referente UCCP di sperimentale di Scafa. Grazie in regia Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio per la post produzione, grazie a voi telespettatori, con voi l'appuntamento è per la prossima settimana, naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie, arrivederci.